La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Buongiorno. Io vengo da Maremma e vorrò essere concreto come lo era Michelangelo e affrontarvi e fornirvi delle informazioni e vedremo nel frattempo, riprenderemo due punti che Michelangelo erano importanti dal suo punto di vista. Michelangelo è venuto in Maremma diverse volte per l'incenerimento, per altri motivi, sulla Miata in particolare anche lì è venuto per affrontare il tema della geotermia. La geotermia erroneamente viene definita una fonte rinnovabile, una fonte pulita. In realtà la geotermia, secondo di quale fluidi magmatici attraversa, si arricchisce di sali e nell'amianto, per esempio, vedremo che porta in superficie e nei vapori sia mercurio che arsenico. Quelle diapositive che voi vedrete in bianco e nero sono fatte da Michelangelo e sono state proiettate il 5 febbraio del 2011 ad Abbadia San Salvatore, che è nel comune del versante senese. C'era una provocazione forte, uno scontro tra i comitati della Miata e l'amministrazione regionale. E Michelangelo riprende una frase impegnativa dell'assessore all'ambiente, Annalita Bramerini: mai la regione toscana ha barattato la salute dei cittadini con aspetti economici. Questa dichiarazione era recente, fatta insieme all'assessore alla salute della giunta regionale toscana. E pone appunto se questa affermazione dell'assessore è sostenibile. Il contesto, ora queste sono diapositive presentate da me, il contesto in cui Michelangelo fa questo intervento vede uno studio dell'ARS che aveva registrato nei comuni della Miata un più 13% di mortalità statisticamente significativa. Lo statisticamente significativo significa che la quantità di misurazioni sono abbastanza elevate e significa che lo scostamento rispetto ai valori medi è uno scostamento molto piccolo. Vuol dire che quindi quei dati si ripetono costantemente nel tempo. Quindi questo dato ci diceva che c'era nella Miata e c'è tuttora nella Miata condizioni, fattori ambientali nocivi alla salute. Il lavoro fatto da questo studio dell'Agenzia Regionale della Sanità è, diciamo, un lavoro corposo, per certi versi molto ben fatto. Vi faccio vedere le aree dei comuni sedi di geotermia, perché sono due distinte e separate, ma hanno tenute distinte e separate perché è diversa la natura geologica dei due. La zona nord, che diciamo occupa, tiene insieme comuni del Livornese, del Pisano e del Senese, è la più vecchia, tradizionale, l'Arderello. La zona della Miata, invece, più recente, vede comuni del versante grossetano e senese, sono questi qua giù più bassi. È importante dire questa cosa, che cioè lo studio fa un riferimento sia ai dati attesi riferiti a una normalità presunta che sono i comuni dell'intera regione toscana, quindi rapporta i dati dei comuni sedi di impianti geotermici con i comuni, i dati dei comuni, naturalmente standardizzando i valori eccetera eccetera, con i dati della regione toscana. E poi fa anche un altro confronto importante, fa il confronto tra i comuni sedi di impianti e i comuni limitrofi per verificare se c'è differenza anche con i comuni limitrofi, che sono quelli colorati dal colore verde, per vedere se c'è una differenza collegabile agli stili di vita, alle condizioni socio-economiche. Ecco, questa è una pagina dello studio stesso che ho fotografato. E vi faccio vedere subito il punto di contrasto.
solo considerazioni sui risultati dell'analisi della mortalità, e questa è la fotografia della frase che è riportata. La mortalità osservata nell'intera regione italiana mostra un eccesso statisticamente significativo rispetto sia al riferimento locale sia al riferimento regionale. Chiaro, abbastanza semplice, abbastanza pulita. Ora leggerete le conclusioni, e queste conclusioni ci hanno fatto dire che sono state scritte da un'altra mano. Leggiamo. I risultati dell'indagine evidenziano uno stato di salute della popolazione residente nelle aree geotermiche coerente con quello generale toscano e con quello, scusa, torno indietro per prima. Precedente. E con quello generale toscano e con quello degli abitanti dei comuni limitrofi non geotermici. Questa è una frase che contrasta evidentemente con quella precedente. Ed è una frase che abbiamo saputo è stata scritta dal direttore generale dell'ARS, un certo dottor Cipriani. Lo scontro quindi è andato sulle pagine dei giornali e ci sono state anche da parte nostra delle esposte in procura, perché a noi ci è sembrato molto grave che la regione ritenesse questi numeri in eccesso, il 13% in più, fossero dovuti agli stili di vita degli abitanti della Miata, non sapendo quale stile di vita. In realtà, avendo fatto il confronto con i comuni limitrofi, montani, chiese, eccetera, e avendo ritrovato gli stessi valori di differenza rispetto alla regione toscana, non si spiega questa conclusione. Ci ha aiutato la medicina democratica, qui apro una parentesi, noi qui oggi lanciamo un forum, ma non è che partiamo da zero, abbiamo in Italia una realtà che è medicina democratica e che io credo si debba utilizzare in pieno sia per il prestigio che per la loro storia. Medicina democratica di Livorno sintetizza per quanto riguarda la serie con gli indici di rischio, vedete questi indici che quando è uno praticamente non c'è, ma quando abbiamo un 20 significa il 20% in più per vari tipi di tumori e mortalità registrati nel periodo 2001-2006. E gli studiosi prendono il 2001-2006 e non negli anni precedenti perché intenzionalmente vogliono escludere le possibili conseguenze alla salute derivanti dalla presenza delle miniere. Le miniere chiudono negli anni 70 e quindi prendere i dati più vicini a noi e lontano dalla chiusura delle miniere significava escludere quella mortalità dovuta al lavoro in miniera. I dati sono impressionanti, ma più impressionante è lo stesso studio che porta ben 54 relazioni tra un tipo di malattia pericolosa e concentrazioni o di mercurio o di arsenico. Sempre naturalmente statisticamente significative. Vi faccio vedere la più clamorosa, è quella relativa al mercurio nell'aria. Hanno diviso i comuni in tre gruppi, più lontani, più vicini e ancora più vicini a concentrazioni crescenti di mercurio nell'aria, e hanno trovato questi indici. Vedete, l'indice di rischio qui è uno nei comuni più lontani, per passare a un indice di rischio di 4,83. E quindi ecco che loro scrivono: nelle aree con valori più elevati di mercurio nell'aria, il terzo tersile, si registra un eccesso di rischio del 383% rispetto ai comuni del primo tersile. Una relazione quindi riportata sul grafico che fa vedere come passando dai comuni più lontani ai comuni più vicini a queste emissioni di mercurio, i rischi di mortalità per questo è un mercurio, tumore al sistema nervoso centrale, bene, ne hanno trovate 53 di queste relazioni, tutte statisticamente significative. Allora ci si domanda come hanno potuto concludere quello studio in quel modo. Quel modo è un modo incredibile. Noi non siamo medici, ma sappiamo leggere e scrivere e siamo andati a scuola. E secondo la logica, se c'è una relazione certa, in questo caso una relazione vera tra la mortalità e la concentrazione crescente di arsenico e mercurio, noi possiamo scrivere matematicamente che se è vera questo, è vera che è funzione, la mortalità è funzione di queste sostanze cancerogene.
E se è anche vera, come poi tu vi dimostreremo dai dati ARPAT, che c'è anche una relazione tra le emissioni di queste sostanze nelle centrali geotermiche, perché sono state tutte misurate per certi versi, se quindi è vera che le sostanze pericolose B sono anche prodotte dalle centrali geotermiche, per la legge della logica, una legge che è antica, pensate, da Aristotele ai tempi nostri, non è mai stata smentita da nessuno, per la legge transitiva della logica verrà anche la conclusione che l'incremento delle malattie di mortalità sull'amianto è dovuta anche alle emissioni delle centrali geotermiche. Se è vera la prima, A è funzione di B, B è funzione di C, e allora è anche vera questa, che ha una mortalità aggiunta e anche funzione delle centrali geotermiche. Noi diciamo anche, perché sappiamo che la storia dell'amianto è una storia di miniere e quindi ci sono ancora discariche a cielo aperto, però non possiamo negarla. Viceversa, Rossi e Bramerini pubblicamente hanno smentito questa legge della logica e hanno detto e hanno affermato che non è dimostrata la pericolosità della geotermia. E recentemente hanno triplicato, solo pochi giorni fa, hanno triplicato le emissioni della geotermia in amianto. Pensate, l'ARS ha scritto che l'area di ricaduta nella valutazione impattambientale, c'è anche il parere dell'ARS, nella ricaduta delle sostanze si interessa un territorio quasi spopolato, ci vivono circa 15.000 abitanti di versante grossetano, che è Santa Fiora, Arcidosso e Castelpiano. Ecco, quel quasi spopolato ci fa pensare. Questo è il contesto in cui Michelangelo veniva l'anno scorso appunto a Santa Fiora a denunciare questa problematica, sottovalutazione del cancro, è partito naturalmente con cose che già sapete, io vado veloce, quindi i tumori maligni, queste sono le sue diapositive presentate in un'assemblea pubblica, i tumori maligni sono un insieme di diverse malattie, che in 20 anni, sono tutti dati che conoscete, in 20 anni sono aumentate del 25% nei maschi, del 20% nelle femmine, il tasso di crescita dei bambini in Europa è dell'1,1%, poi presento anche l'altra diapositiva, quella che abbiamo visto anche venerdì, la crescita della mortalità in Italia dei bambini, anzi, è doppia rispetto a quella europea, quindi un problema italiano in più, non lo sto a ripresentare. La probabilità di contrarre un cancro per noi oggi è di 1 su 2, quindi quando dico 1 su 2 significa che qui in sala qualcuno deve alzarsi a programmarsi questa cosa, e si muore per il 30%. I linfomi nodosi crescono del 4% l'anno e si può correttamente parlare, è stato detto anche venerdì scorso dai medici che mi hanno preceduto, quindi è un problema mal affrontato, perché puntare tutto sulla ricerca finalizzata, e qui Bolognini fa anche nome e cognomi di chi in Italia punta solo esclusivamente sulla cura e non sulla prevenzione, come Veronesi, con cui ci siamo scontrati fortemente, perché ritiene che ha ritenuto di dover dire che gli inceneritori non so, hanno un rischio zero. Poi gli abbiamo scritto che aveva falsificato degli studi scritti in inglese, ma non ha avuto il coraggio di rispondere in veronese. Sì, anche il nucleare. Poi Bolognini entra nell'arsenico, lo sapete, il cancerogeno di prima classe, che produce sicuramente tumori alla cute, uscita nel feto, al collo, entrambi i sessi. Successive revisioni confermano anche tumori nel polmone, acute vescica, con più limitate proprio quelle del rene, fegato, prostata, insomma, un po' tutti gli organi. Richiama un ultimo studio, poi vi leggerò le ultime conclusioni di questi studi che è stata pubblicata anche sulla rivista dell'IOM italiana. 3 giorni c'erano i ragazzi del movimento. E già, il valore 10 è il valore che appunto la legislazione italiana ha posto come limite nelle acque potabili. Guardate bene, qui l'unità di misura è molto piccola, poi ci ragioneremo, è microgrammi per litro, quindi e ciò nonostante.
diceva Michelangelo, che era già un valore di compromesso. Andare oltre 10 microgrammi vuol dire incrementare ulteriormente questi danni, anche andando oltre il limite di compromesso fissato dalla norma. L'eliminazione è possibile, è fattibile, anche se economicamente costosa. E voi sapete che noi abbiamo subito una deroga regionale all'arsenico nell'acqua potabile che dura tutt'oggi. Per fortuna, dopo una lunga battaglia nel 2011, la Comunità Europea ha bacchettato la regione toscana. Oggi ancora è fuori norma in alcuni comuni, ma i sindaci hanno fatto un'ordinanza con cui vietano di preparare le tappe e di dare da bere queste acque che escono dai nostri giovinetti ai bambini sotto i 3 anni. Questo purtroppo solo però a partire dal 2011, noi dal 2003 al 2011 abbiamo avuto anche deroghe di 50 microgrammi litro. Ecco, allora lui concludeva su questo punto, poi produrrà gli elementi di riflessione. Concludeva su questo punto che la Regione Toscana, a partire dal 2003, si avvalsa del regime di deroga per innalzare le soglie ammissibili di arsenico nelle acque potabili, e citava gli ultimi decreti del 2007, poi nel 2008-2009, a Castel del Piano, a Cidossa, a Badia San Salvatore, i valori andavano a 20, a 30. Anche nell'ultimo decreto ministeriale, perché la deroga è chiesta dalla Regione, ma poi la concede il Ministero della Sanità, del 2010 alcune comuni ancora, vedete, sono in deroga e sono valori. E questo avviene questo 70 giorni prima dell'affermazione dell'assessore Braverini e dell'assessore alla salute della Giunta regionale toscana. E quindi concludeva su questo punto che quella frase riportata dalla stampa è una frase falsa. Ma Michelangelo non era persona che si limitava a questo, e qui è l'argomento che vi pongo oggi all'attenzione. Lui andava a scavare, a cercare di motivare e di comprendere fino in fondo perché questo avviene. Perché avviene che questi assessori possono fare affermazioni come abbiamo sentito venerdì un assessore provinciale dire che anche le luci sono pericolose alla salute, che tutto è pericoloso, quindi non dobbiamo agitarci troppo se diciamo che gli inceneritori sono causa di incremento di morte. Ecco, come si è potuto arrivare a questo punto, che cioè si dicono queste cose impunemente? Ecco, qui Michelangelo era davvero prezioso in questo. Naturalmente lui ci dà degli spunti con molte citazioni, io non voglio tagliare perché le sue erano molto lunghe. Qui ci dà una frase di Berlinguer: la prassi mentale corrente è un ritorno all'atteggiamento del medioevo di fronte alla malattia, quando questa, e con essa la morte, era considerata uno scotto inevitabile, un debito da pagare a causa del peccato originale. Questo tipo di filosofia è stato ora rielaborato in forma più moderna. Un certo livello di inquinamento, un certo rischio per la salute sono il prezzo inevitabile da pagare per i vantaggi materiali offerti dalla tecnologia avanzata. E il problema della fissazione degli standard diventa un campo di battaglia in cui si scontrano interessi economici, politici e morali contrapposti. Questi scontri sono elaboratamente ammantati di statistiche in modo da poterli fare passare per scienza. Ecco, questa prima sua provocazione ci ha messo in moto, siamo andati a vedere come vengono fissati questi limiti alle emissioni delle centrali geotermiche e abbiamo trovato delle sorprese incredibili che ve li presento. Questo è tratto dalla normativa nazionale. La normativa nazionale prevede un'emissione di 5 grammi orari di arsenico dalle emissioni geotermiche. 5 grammi all'ora moltiplicati per 24 ore e i giorni di un anno fanno 43 kg all'anno. Ma si tratta di arsenico, 43 kg, se lo misuriamo con l'unità di misura che è fissata,
pensata per le acque potabili, quindi microgrammi, ne vengono fuori 43 miliardi e 800 mila milioni di litri che hanno un microgrammo litro. Quindi, essendo il limite 10, questa emissione, se arrivasse tutta, poi ne ragioneremo, se arrivasse tutta sulle acque, renderebbe non potabili 4 miliardi di litri l'anno. 4 miliardi di litri l'anno. Abbiamo fatto i nostri conti e ci siamo chiesti, ma queste emissioni che avvengono ormai da 20-30 anni, che fine fanno? Abbiamo un assessore regionale che ha la costanza di dire che con l'incenerimento si chiude il ciclo. Pensate, quanto è ignorante. Che con l'incenerimento tutto si distrugge. E questo l'ha detto l'assessore all'ambiente molte volte alla stampa, in ignoranza ripetuta, arrogante. Noi ci siamo chiesti, ma da 20 anni qui ci sono queste emissioni, poi vedete quali sono, perché sono state misurate. Che fine fanno? Dove vanno a finire? Questa quantità di arsenico è sostenibile? In realtà vedremo che inizialmente è assorbita, ma in sede di autorizzazione dei nuovi impianti, questo è il punto, in sede di autorizzazione, quella è la norma a cui l'ingegnere dell'Enel deve adeguarsi. C'è solo la valutazione di impatto ambientale che ci consente dal punto di vista legislativo di cumulare, di fare la verifica se il territorio è in grado di sopportare un altro impianto. La regione però ha autorizzato questi impianti senza fare questa valutazione cumulativa. Questa l'ho presa dall'un istituto superiore nazionale del Ministero della Salute e della Prevenzione, che ci spiega, e spiega abbastanza bene, che fine fa questo arsenico nei cicli che momentaneamente in superficie sono in grado di bloccarlo, ma momentaneamente. Io ci ho solo aggiunto questi cicli con dei numeri. Questo è il primo ciclo, quello dell'emissione nell'atmosfera che cade in agricoltura e poi dall'agricoltura va a finire in acqua. Un secondo ciclo è quello dei vulcani e degli incendi che porta arsenico nell'atmosfera che poi finisce ancora in acqua. Un terzo ciclo è dovuto al fenomeno del dreaggio acido di miniera, un fenomeno che si produce se si porta ossigeno e acqua nei solfuri misti delle miniere, e finisce anche questo nelle falde in acqua. E poi c'è ovviamente la geotermia, che butta direttamente in atmosfera vapore d'arsenico in gran quantità. Ma alla fine di tutti questi cicli, compreso anche l'arsenico che siamo in grado noi di organizzare nel nostro organismo per pochi anni, alla fine tutti questi cicli finiscono nelle acque, come dice giustamente l'ISPER nazionale. Allora, se questa emissione d'arsenico, come questa tabella che vi mostro dell'ARPA, e guardate le quantità, queste sono quantità sul versante amianto sud di arsenico, sono 90 kg anno nel 2000, 84 kg anno nel 2007. Se ci sommiamo quelle del versante senese o della zona, vedete, dell'area geotermica nord, vengono fuori cifre di diverse centinaia di chilogrammi d'arsenico tutti gli anni versati. Una valutazione cumulativa non è stata mai fatta, ma a conti fatti queste quantità, una volta trattenute per qualche anno in superficie, alla fine arrivano nelle acque, sono in grado di avvelenare tutte le nostre acque, tutte, nessuna scusa. Le portate che abbiamo sono dell'ordine di 300-400 litri al secondo, non sono poche, 400 litri al secondo, immaginabile, tutti i secondi sono milioni di litri al giorno. Bene, sono in grado di avvelenarli. Allora, ecco un'altra provocazione di Michelangelo, che quando gli abbiamo fornito questi numeri, lui arriva a dire, a doversi chiedere, ma com'è stato possibile che tutto questo sia avvenuto? Qui è stato tradito un mandato costituzionale, è stato tradito e non ce ne siamo accorti. Guardate bene, ieri qualcuno diceva, non ci siamo accorti che ci hanno ingannato quando ci hanno detto che l'acqua è pubblica, ma la gestione delle reti può essere privata. Ci hanno ingannato, perché in realtà solo se si gestisce le reti possiamo anche essere
proprietari di quell'angolo. E qui qualcuno ci ha ingannato lo stesso, e lui fa un'analisi di come questa prevenzione è stata abbandonata. E dice appunto: prevenire, promuovere, salvaguardare non significa contare i morti e i malati, anche sempre solo, a volte misurare i cancerogeni o altre sostanze nocive che si fanno tranquillamente incrementare nell'ambiente, ma impedire quando sia possibile e fattibile che fattori riconosciuti essere nocivi possano fare danno. Il sabotaggio di un mandato, lo chiama lui, e spiega come questo avviene. Ma voi siete persone che, come me, io immagino, siamo una sede universitaria, avete visto come si tagliano i fondi alle ricerche, come si tagliano i fondi alla sanità, alla scuola, si tagliano le professionalità adeguate, si tagliano le strutture utili, ecco, ma soprattutto si modifica l'ideologia. Ecco, questo punto è importantissimo secondo me e secondo Michelangelo, quell'ideologia che aveva imposto quel mandato. Il più grande successo è quello di modificare le idee dell'avversario, dice Sterne Pienzevic, il consulente del governo USA presso il Comitato di Servizi degli Interni di Cossiga. E quindi si chiede appunto se si è capito o meno il significato di strutture deviate, lo stato deviato. Continua con un esempio toscano. Michelangelo non era persona che non faceva nome e cognomi, infatti li fa. Nei primi anni 90 la giunta di Marino Chigi, mentre rivendica maggiore autonomia federalista per la regione Emilia, alcune strutture tecniche qualificate che esistevano presso l'assessorato alla sanità e che viene rinominato al diritto alla salute e politiche di solidarietà. Silenziosamente, senza clamore, e in più nasce l'ARPAT. E qui ci dà un'altra forte dritta, la chiamiamo noi, indicazione. Noi siamo andati a vedere come era stato possibile che la popolazione non sapesse nulla delle deroghe che in 10 anni la regione toscana aveva fatto, perché la legislazione del 2001 imponeva, pensate, che fossero avvisati tutti i cittadini, perché ci sono cittadini che, pur avendo nessuna malattia grave, ma avendo delle malattie meno gravi, hanno però una minore capacità di resistenza a inquinanti e metalli tossici. E la legge diceva che dovevano essere informati, la legge diceva soprattutto che le deroghe potevano essere date solo ed esclusivamente se si rimuovevano le cause dell'eccesso di inquinanti. Allora siamo andati a studiare le carte e abbiamo trovato che questa ARPA, come diceva Michelangelo, è davvero uno strumento micidiale, ma micidiale in mano ai nostri avversari. Guardate che cosa ha fatto l'ARPAT per dimostrare al Ministero della Sanità che in Toscana l'arsenico è naturale. Ha presentato uno studio, questo studio che ho qui, con un docente universitario della Sapienza di Roma, uno studio dove per ben 15 volte, lo dice il titolo, si va a analizzare le fonti naturali della Toscana meridionale, e tra queste fonti naturali ci hanno messo addirittura siti già inquinati da attività industriali minerarie, già oggetto di procedure di bonifica, siti sicuramente inquinati, e sapevano che erano sicuramente inquinati, tant'è che oggi sono inseriti nei piani regionali e provinciali di bonifica. E per inserire un sito in un piano di bonifica significa che si è individuato un soggetto responsabile. Il soggetto responsabile era appunto Eni, i quali non hanno bonificato. E questi siti sono stati presi da questi ricercatori dell'ARPAT e conteggiati tra le acque naturali per dimostrare che c'era nel nostro territorio una variabilità tale da giustificare la richiesta di deroghe per un processo naturale, e quindi non realizzare la bonifica. L'ARPAT incorre in clamorose omissioni ed errori. Ho messo il plurale perché di queste omissioni, su questo libro che ho scritto e che ho messo a disposizione, ne racconto molte, ma molto più incredibili di queste che vi sto dicendo, compiute dal dirigente attuale dell'ARPAT, l'ingegner Barca, dal dirigente regionale delle acque, non so se è un dottor Periccioli Moreno,
ed altri ancora, naturalmente coperti da assessori. Sono, chi l'ha letto, increduli, mi dicono incredibili queste omissioni, questi errori. Questo è uno, quello che pure ha definito naturali queste acque, che sono responsabili del finanziamento di siti, non hanno speso nelle bonifiche se non per iniziative giudiziarie, per fortuna ogni tanto un paese giudice interviene e impone a Eni di pagare, ma non per iniziativa di enti locali, provincia, regione, questo è fatto. E la cosa più altrettanto clamorosa è che oggi, a fronte appunto di alcune sentenze, hanno messo in ordine i dissalatori sulla costa di salare l'acqua di mare in un territorio dove riceve per natura 1000 millilitri d'acqua. È un'offesa all'intelligenza di salare l'acqua di mare, e naturalmente per quanto riguarda le sorgenti di liquido arsenico, fare gli abbattitori di arsenico a valle, a spese naturalmente del contribuente, perché noi in Maremma non abbiamo praticamente acqua potabile più naturale, questo è il punto. E quindi si spende per dissalare l'acqua di mare, mettendo un'ipoteca feroce sulle prossime generazioni che pagheranno costi elevatissimi, perché noi tutti noi siamo convinti che l'energia costerà sempre di più. E questa è la soluzione che oggi viene praticata. Quindi parlare di omissioni, io non credo che sia un'esagerazione, però devo essere puntuale perché altrimenti mi potrebbero criticare per non aver spiegato. Nel 99, in sede di conferenza dei servizi per la bonifica dei siti minerari, inserita nel piano regionale di bonifica, l'ARPA viene informata da un altro ufficio regionale del probabile inquinamento dei canali drenanti, le miniere. I canali drenanti e le miniere sono quelle strutture che allontanavano l'acqua dalla miniera, perché i minatori non potevano lavorare con il rischio della venuta d'acqua. Quindi raccoglievano le acque intercettate dagli scavi e le allontanavano e le scaricavano. Bene, queste acque naturali non inquinate subiscono un processo che si chiama appunto drenaggio acido di miniera, una ossidazione con presenza di batteri e di ossigeno, perché e i solfuri vengono aggrediti e liberano i metalli, perché non sono solfuri di ferro, ma sono solfuri d'arsenico, di mercurio, eccetera. Vado è l'ultima. Nel 2001 l'ARPAT, dopo diffide molte resistenze, produce quei dati analisi che certificano l'inquinamento dei canali drenanti d'arsenico. Nel 2002 l'ARPAT inserisce queste acque tra le fonti naturali della provincia di Grosseto per sostenere la naturalità del fenomeno e ottenere le deroghe senza la rimozione delle cause di inquinamento. Per molti anni, dal 2001 al 2010, la popolazione ha bevuto e cucinato con acque che sicuramente hanno prodotto tumori. E questa è l'ultima diapositiva che chiude questa mia esposizione.